ci avvaliamo per... Sì, sì, ho conosciuto una gara 3 anni fa. Sì, sì, Giuseppe, bravo ragazzi. Autovado. Allora, ecco, poi il comandante, il colonnello Roberto Dozz, è pilota militare, è testimone del fenomeno. Eccoci qua. Buonasera a tutti, ringraziamento al Comune di Trieste, le persone che si sono adoperate per organizzare questo, e un particolare saluto al dottor Frangiacomo che ci ospita. Allora, io per dare tempo anche agli altri relatori, alle altre persone, necessariamente dovrò fare un'operazione. Come al solito, quando si fanno queste conferenze, si parte con uno scritto, un'idea, un programma, e poi bisogna incastrarsi in funzione delle necessità contingenti di tutti. Quindi farò una cosa completamente diversa da quella che dovevo fare, che è quella di raccontarvi la mia storia personale, perché fino adesso abbiamo sentito grandi personaggi, grandi qualità di menti, grande cultura, grande scienza della elaborazione della logica, e penso che tutta questa area sia stata sufficientemente trattata. Invece adesso vi parlerò come un pilota che ha fatto 30 anni di volo, che insegnava riconoscimento aeronavale, perché io ho lavorato per l'aviazione, per la marina, a Sigonella, e che un giorno, mentre si trovava in macchina, nel 1985, 13 dicembre, ha visto un qualcosa, ma questo... si può vedere l'anteprima, sapete, ecco che giusto vedo il mio. Ho visto un qualcosa che effettivamente mi ha messo in crisi, e da quel momento mia esperienza cos'è successo? Che praticamente è scattato in me un meccanismo estremamente più forte di tutte le altre componenti della mia personalità, che mi spingeva a capire cosa avessi visto e soprattutto perché quell'oggetto che io avevo visto, che adesso ve lo mostro, non ricadeva in quelle che erano le mie conoscenze qualificate di pilota qualificato sul riconoscimento di tutto ciò che vola. Cioè, io ero addirittura istruttore che insegnava per gli equipaggi di volo a riconoscere quello che si vede fuori, cioè a distinguere una un pallone sonda, un fulmine globulare, qualora esistesse, un elicottero, un fenomeno atmosferico, da ciò che invece naturale non era. Quindi anche aerei militari, navi militari e tutto ciò che riguarda anche la parte della difesa. Io ho visto una... scusa, non lo vedo più. Ecco, questo è il disegno che ho fatto il 13 dicembre 85, poi dopo, cercando in mezzo, troveremo anche quello un po' più coreografico, perché questo è proprio brutto, ma quello che io ho visto è stato... questo qua, questo è stato il primo disegno che ho fatto, quindi l'ho sempre chiamato come un vagone ferroviario senza ruote, o meglio una carrozza, direi oggi, di una metropolitana. Ho dovuto chiaramente utilizzare un paragone, perché nella nostra conoscenza non c'è depositato nel nostro hard disk l'astronave, no?
dobbiamo utilizzare il concetto di astronave agganciandosi a qualcosa che conosciamo, cioè dire è come una carrozza ferroviaria senza ruote, perché volava in modo lineare a una bassissima quota, circa 50-60 metri. Io mi trovavo nel Lazio, al casello autostradale di San Cesareo, e avevo praticamente la possibilità di avere in un primo momento l'oggetto che mi puntava. In una seconda fase ha fatto una virata di 90 gradi e mi è sfilato lateralmente alla mia posizione, per poi dirigersi leggermente in salita, sempre parallelo al terreno, proprio come fa un caccia che ha un radar che in seguimento di quota del terreno, verso una collina che è quella di Rocca Priora, Rocca di Papa. A quel punto lui stava impattando questa collina e ha fatto una manovra che si è dimostrata poi essere la chiave di interpretazione della non identificazione del velivolo o dell'oggetto volante. Si è fermato, è salito a 90 gradi sopra la parte più alta di questa collina e poi ha proseguito, quindi ha fatto tac, tac, è andato proprio sopra, quindi ha fatto una manovra intelligente per evitare un ostacolo. Per tanti anni ho smontato e rimontato questa esperienza dentro di me, utilizzando anche circa 40 altre testimonianze che ci sono state, proprio partendo dalla stampa locale di Dattina, di Frosinone, del Corriere della Sera. Tra parentesi, pure io sono andato al Corriere della Sera in forma anonima. Ricordiamo che ero un giovane ufficiale pilota in servizio, quindi avevo tutte queste storie che se uno parlava di questi fenomeni veniva gambizzato, se uno parlava di questi fenomeni veniva multato. In America c'era una multa di 5 o 10 mila dollari per chi parlava di UFO essendo pilota. E io sono andato e mi sono detto: guarda, sono Giovanni, e ho usato questo pseudonimo, ed ecco l'articolo sul Corriere della Sera che nacque al tempo. E da questo articolo poi c'è scritto che anche una signora sul lago Trasimeno un minuto prima aveva visto un oggetto entrare nel lago. C'erano due operai a Latina che avevano visto un treno entrare in un monte, e altri due a Frosinone che hanno visto lo stesso treno, tra virgolette treno, uscire dal monte e arrivare di qua. Ci sono stati due tecnici aeronautici della ditta Elicotteri Meridionali di Frosinone che hanno visto una luce arrivare sulla pista, siamo alle 17:23 del 13 dicembre, quindi al crepuscolo, vede questa luce che sta per atterrare e gli passa sopra in una maniera silenziosa e quindi scioccante, perché tutto ciò che si muove in noi è associato al motore a scoppio e quindi fa rumore. In particolare, ecco, tutto ciò che vola, tranne alianti e mongolfiere, fanno rumore. Quindi la loro impressione, il loro shock, vero e proprio shock, è stato proprio quello di prendere atto che non fosse un aereo come loro immaginavano. Il mio comandante allora di gruppo volo, tenente colonnello Giordano, napoletano, era già verso Napoli perché pendolava tra Napoli e Frosinone e si era fermato ad una piazzola di sosta. Appena uscito dalla macchina vede un aereo all'Italia, un DC-9, lo dovrei raccontare in napoletano come l'ha detto, ma comunque, con questo faro di atterraggio che gli è passato sopra la macchina. Però dice: ragazzi, me la sono fatta sotto perché non faceva rumore. Allora dico: ma che cosa è successo in quel 13 dicembre nella zona del centro Italia? Tra parentesi, una cosa che dimenticavo, la moglie del comandante
si trovava sulla circonvallazione di Latina con la sua macchina e aveva chiesto al ragazzo di fargli 10.000 lire di benzina. Il ragazzo infila la pompa, poi questo distributore viene sorvolato da una trottolona colorata, questo scappa, gli lascia la pompa dentro e gli fa il pieno, e poi ha avuto una discussione pazzesca, dice: ma come, io ti devo pagare il pieno quando ti ho detto 10.000 lire? Sì, ma non ho capito, io sono scappato, insomma. Pure gli UFO hanno fatto dei danni anche alle finanze di questa signora. E al tempo, proprio a Frosinone, era una storia piuttosto importante. Questo viene considerato uno tra i migliori casi di incrocio tra testimonianze più o meno a 1 o 2 minuti l'una dall'altra, tra Ponza, dove c'erano 3 velivoli, uno Alitalia, un ATI e un Olympic che hanno segnalato luci in volo, fino al lago Trasimeno. Io quindi involontariamente sono stato quello che probabilmente ha raccolto più dati, perché poi già di mio predisposto a una certa apertura nei confronti del cosmo, della vita extraterrestre, di fenomeni di sensibilità, di coincidenze, e chi più ne ha più ne metta, quindi era una mente aperta, seppur un pilota, un tecnico, e a quel punto ho cominciato veramente a dire: cos'è? E da lì ho detto: voglio capire, per una questione proprio di principio, nei confronti della mia professionalità, nei confronti della mia anche desiderio, diciamo, curiosità, professionalità e anche autostima. Ho cominciato a raccogliere con il registratore le testimonianze, le liberatorie, speriamo di riuscire a fare sto libro, di tutti questi testimoni, e poi ho cominciato a dire: cos'era? Allora, noi piloti siamo sotto controllo medico legale. Ogni 6 mesi dopo i 40 anni e ogni anno prima dei 40 anni, allora avevo meno di 40 anni, andiamo all'istituto medico legale e ci fanno una mattina di visite di tutti i tipi, tra cui c'è anche la visita psichiatrica. Quindi siamo certificati da un punto di vista medico-legale abbastanza, se non altro, sani di mente, e di conseguenza se vediamo qualcosa che scientificamente non è riconosciuto esistente e siamo sotto controllo medico-legale garantiti lucidi, a quel punto si crea una forte conflittualità tra la qualità della testimonianza, che non può essere diciamo dequalificata da un astrofisico, perché il fenomeno UFO è presente in cielo, ed è presente in cielo in modo asistematico, imprevedibile, non misurabile e non ripetibile in laboratorio. Quindi il metodo scientifico non porta a nulla applicato su questo fenomeno. Dobbiamo allora utilizzare un metodo giudiziale, dove la testimonianza fa prova, dove esiste un CTU, un consulente tecnico di ufficio, che altro non è un esperto in materia. Ora, l'astrofisico di UFO non è assolutamente esperto, non c'è, io ho fatto un pezzo di fisica a Trieste, non c'è una materia che si studi in fisica, che poi si divide in fisica nucleare, in astronomia, ci si specializza, che tratti l'argomento, oggetto, volante, aerotecnica, aerodinamica, meteorologia, fisica dell'atmosfera intesa come alterazione dei gas atmosferici in presenza di forti campi magnetici. Lì ci avviciniamo alla fisica, ma già la fisica ha trovato le risposte. C'è il CNR di Padova che lavora sul plasma,
con forti campi magnetici, si spiega che i gas atmosferici vengono a decomporsi, a creare questa famosa antimateria, o comunque siamo in un campo di fisica estrema, quasi non conosciuta, cioè studiata perché ci sono campi, perché ci sono laboratori, ma siamo a livello della ricerca scientifica, non dell'attuazione tecnologica di un principio già assodato scientifico. Quindi gli astrofisici e gli astronomi che stiano a casa quando si parla di UFO possono venire a fare opinione personale, ma non hanno il titolo per poter dire se una cosa che vola è un aereo, è un fenomeno naturale o meno, perché tutti noi che abbiamo brevetti di linea, di pilota di linea, siamo giuridicamente riconosciuti capaci di insegnare fisica dell'atmosfera, cioè meteorologia, aerotecnica, cioè cinematiche di volo, e chi più ne ha più ne metta, dalle avioniche alle procedure di traffico aereo, al volo a vista, a quali sono i segnali che sono previsti a livello internazionale come comportamento in volo. Quindi quando io vedo un movimento su un filmato o vedo una forma di un oggetto che vola, mi si mettono in moto 6.000 ore di volo come backup di hard disk sul quale andrà banca dati nel mio cervello. Perché? Perché era il mio mestiere. Quindi non posso dire, che ne so, con tutto rispetto, non so, a un, non voglio offendere nessuno, a un, non so, uno che raschia i pavimenti, ecco, speriamo non ce ne sia nessuno, utilissimo mestiere, tu sei un esperto di qualche, di essenze di legno, di vernici, di cere, di ricopertura, di come si raschia un parquet, ma non sei l'esperto di ciò che in cui sono io esperto. Un dermatologo è difficile che faccia partorire una donna, come è difficile che un ginecologo si metta a vedere se un neo è o non è un melanoma. Quindi a ognuno la sua competenza. Da questo principio, da questo convincimento, io sono partito per, e sono stato l'unico ufficiale pilota nel mondo che in servizio è andato a parlare di questo fenomeno e ha fondato UFO e Piloti, che è un gruppo di cui che coordino, di persone che non parlano ma hanno avuto esperienze in volo. Ma perché non parlano? Perché ci rimettono la reputazione, non ci guadagnano un euro. Se dovessero invece parlarne i loro rispettivi comandanti o amministratori, se sono piloti civili, li manderebbero a quei famosi istituti medici legali in una visita straordinaria di controllo, dove, come ho sempre detto, a un certo punto, fatti tutti i medici, si va dal nostro psichiatra, il quale dice: lei tutto bene, come va, tutto a posto, sì, da, 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 persona cordialissima, e le dice: mi scusi comandante, ma è vero che lei ha visto oggetti volanti non identificati? Sì. Ma lei, mi scusi, sa che non esistono, scientificamente non esistono? Ah, mi potrebbe firmare questo verbaluccio per favore, così io ho un supporto, non perché ce l'abbia con lei, ma perché sono un medico legale e ho bisogno dell'attestazione sua. Allora tira fuori la penna, si sente il click e fa: prego, guardi, in questo momento, mi creda dottore, io mi sono ricordato che non ho visto niente, ma proprio niente. Non so proprio come ho fatto a dirle determinate cose. Guardi, forse ero sopra pensiero, mi creda. No, guardi, non lo so, guardi, veramente è una cosa, le dico, mi perdoni, guardi, assolutamente, scherza, io ho visto una cosa che non esiste scientificamente, sta scherzando. No, dice, mi fa piacere lui che mi ritorna la penna, no? Perché sa che se firma quello le viene sospesa l'indennità di volo, anzi l'idoneità al volo,
per 3 mesi, perché chiaramente lei soffre di stati allucinatori, chiaramente non voglio dire a droghe, non voglio dire ad alcol, però lei sicuramente vede gli UFO, insomma, guardate, siamo capiti? Come faccio io a rimetterla in linea con 200 persone dietro, bambini, vecchi, e cose, uno che vede cose che non esistono? Ma io non ho visto niente assolutamente, me la saluto, arrivederci. Storie vere queste, no? Per un po' per ridere, per un po', come si dice, rallegrare l'atmosfera di questa giornata. Storie vere, sono crisi umane di uomini successi, successo, professionisti, che hanno visto delle cose effettivamente diverse da qualunque altra cosa loro avessero visto e non hanno potuto essere coerenti con se stessi per motivi di pagnotta, per motivi di stipendio, per motivi di sospensione dalla loro attività, per inidoneità all'esercizio di quel tipo di professione, che richiede invece un'idoneità psicologica certificata periodicamente, come dicevo, un anno, 6 mesi dal punto di vista medico-legale. Quindi immaginate quanto sommerso c'è dei piloti, immaginate quanta gente sta zitta. Cosa fanno gli americani? Bravissimi! Quando vanno in pensione o quando il medico gli dice guarda, c'hai ancora X mesi, sono sfortunatamente, di vita, improvvisamente vengono colti da un flash e dicono io voglio assolutamente che tutto il popolo americano venga a conoscenza di un fatto che il mio governo non ha mai avuto il coraggio di dire. Io ero appartenente a un'organizzazione segreta che studiava il fenomeno UFO. Avevamo telecamere sotto le ali, avevamo cineprese sul muso, abbiamo avuto contatti radio, Thomas Mantel, Mel Noel, per chi conosce questi nomi, Kirkwood, esatto, tutti i piloti che poi ne hanno parlato. E allora è venuto fuori il Disclosure Project, il progetto che mette, diciamo, come si dice Disclosure? Progetto rivelazione, in cui, non so, 40-50, esatto, 40-50 persone, tutte ex ufficiali, sottufficiali, militari, appartenenti ai servizi segreti, eccetera, 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 a una certa età, sono andati a rilasciare prima video e scritto la loro dichiarazione, poi l'hanno consegnata al Senato degli Stati Uniti. Cos'è successo? Niente. Il sistema non vuole che esistano gli, non dico gli extraterrestri, non vuole che esista questo fenomeno. Andiamo a capire perché un sistema non accetta un fenomeno che tutto sommato non è ostile. Non abbiamo le palle di ferro con l'omino piccolo, il grigio che con la cosa a scariche elettriche ci manda nelle miniere, che ne so, di uranio, che poi un'astronave porta tutto questo materiale. Non siamo colonizzati, apparentemente, comunque. Non lo siamo. Siamo liberi di pensare ciò che vogliamo, quindi abbiamo tutte le nostre nobili opinioni, qualunque se siano, difformi o dall'altro, ma tutte ugualmente rispettabili e supportate. Quindi questo concetto di UFO che deve essere visito, schifoso e verde, pavoso, deve invadere la Terra, Independence Day, ci deve comunque diventare nel nostro inconscio, io non sono esperto di inconscio, comunque nel nostro inconscio, non so, personale o collettivo, deve essere depositato nel nostro hard disk con il collegamento extraterrestre cattivo. Perché? Perché in guerra psicologica la prima arma qual è? La paura. E la paura chiude le coscienze, chiude le aperture che la sensibilità, che il concetto di espansione di coscienza
genera automaticamente, attivando probabilmente delle doti che noi abbiamo atrofizzate e che qualcuno non vuole che ne rientriamo in possesso per non accedere senza mediazione di terzi al server, cioè a una fonte, diciamo, superiore. Quindi c'è una forte controreazione all'esistenza del fenomeno UFO. La scienza è in prima linea, un po' perché non ne ha i mezzi, perché è come una formica seduta sul computer che dice il computer non esiste, è la stessa cosa, no? La stessa cosa, perché le civiltà del passato avevano queste esplosioni tecnologiche in aree ben definite e i loro vicini erano ancora a cercare di fare il fuoco. Come mai abbiamo un'archeologia che io ho riconosciuto essere tipicamente un simbolismo per chi vola? Ricordiamoci che sia Nazca che sia altri posti sono stati scoperti solo dall'alto, quando i piloti hanno cominciato con i loro velivoli a vedere dall'alto questi simboli, allora hanno capito che era un'informazione non per chi ci camminava sopra, ma per chi ci avrebbe volato. Quindi un utente di quell'informazione era qualcuno che volava, come il crop circle. Senza fare associazioni, ma da un punto di vista puramente ottico, se non ci fossero gli aerei e gli elicotteri, noi non vedremmo i crop circle nella loro interezza e nella loro bellezza o comunque completezza. Quindi il nostro sociale vuole assolutamente sottrarci il diritto di accettare, a prescindere da un processo di certificazione scientifico o culturale, un fenomeno esistente. Ecco che come pilota mi sono imposto di raccontare la verità, la mia verità, quella che io ho vissuto. Quindi non vi faccio vedere database, documentazioni, commissioni o quant'altro. Io vi racconto la mia esperienza e vi dico che la mia esperienza è passata per astrofisica, per religione, per un certo tipo di ufologia, per certe fenomenologie anche. Nessuno mi ha mai dato soddisfazione in una risposta chiara. Non c'è una risposta. Ognuno deve farsi il suo percorso singolo in base a quelle che sono le motivazioni, le spinte personali, e arrivare al suo convincimento, alla sua idea che viene tagliata su quello che è lui. Quindi è sbagliato che qualcuno ci preconfezioni una verità sugli UFO, non esiste. Ognuno di noi deve arrivare tramite occasioni di conoscenza, tramite informazione, tramite letture, tramite dialoghi, tramite magari sensibilizzazioni che potete avere magari vedendo qualcosa, perché proprio vedendo scatta un click, o uno dice ma non me ne frega niente, non mi dà reddito, mi crea solo che problematiche, non ho visto niente, chiaro, no? Però se siete qui vuol dire che qualcosa, qualche motivazione ce l'avete dentro. Ecco, la strada è proprio quella del singolo, del solista, perché il sistema non aiuta, il sistema ci viene contro o ci considera come degli eccentrici, come dei, come dicono oggi, dei New Age, no? Ma che New Age? Io dall'85 che studio, smonto e rimonto questa cosa che ho visto, e ho cominciato a capire molto, molto di più in questo tempo della possibilità della vita nel cosmo che prima. E probabilmente ho capito anche che è troppo destabilizzante il concetto di potenza tecnologica superiore alla nostra che ci visita. È pazzesco per uno che in delirio di onnipotenza su questo pianeta, come i nostri governanti, pensare che ci sia qualcuno già in casa loro che è capace di cancellargli i codici dei missili,
che è capace di cancellare il backup di Wall Street, delle borse, che è capace di creare dei condizionamenti probabilmente meteorologici. Comunque sono, chiunque essi siano, hanno una, delle capacità impensabili per noi. Quindi è un problema di alterazione dell'equilibrio del sistema attualmente in uso. L'UFO è come un fattore detonante che prende religione, perché la religione, la mitologia e gli dèi che vengono dallo spazio sono abbastanza vicinabili, perché tutte le religioni hanno gli dèi che volano, non è che vengono in barca, non è che vengono col cavallo, vengono sulle nuvole. E come mai vengono sulle nuvole? Come mai? Come mai qualsiasi cosa parla Padre nostro che sei nei cieli? Dice che sei, non so, nella foresta, no, nei cieli. Quindi è dal cielo che noi abbiamo depositato qualcosa dentro di noi che è già venuto, e che o comunque nel nostro massimo profondo abbiamo un'attrazione a ciò che è nel cielo, e consideriamo essere, dovremmo considerare essere amico, e dovremmo considerare che sia anche rispettoso di noi, mentre ci stanno coltivando l'assenza della possibilità di dire esistono gli extraterrestri buoni. Io ricordo agli anni 50, 60, avevamo una cultura del contattismo dove c'era George Adamski, Perego, Siracusa, Meyer, tutti che sono stati super verificati pure dal CICAP, che hanno superato tutte queste indagini, che facevano discorsi costruttivi. Facevano discorsi, attenzione, non rovinate il pianeta, attenzione, rispettate le leggi naturali, attenzione, create un'etica interpersonale di rispetto, altrimenti salta tutto quello che è la convivenza, senza entrare nella religione. Erano tutti discorsi esortativi che tutto sommato erano costruttivi. Oggi non si parla più di questo, perché ti sembra di rubare il posto a qualcun altro. Oggi devono essere cattivi, ti devono rapire, ti devono ingravidare e poi sgravidare di notte, ti devono lasciare delle mostruosi ematomi sul corpo, e devono avere la baba, e devono essere veramente molto, molto, diciamo, sfruttati sui quelli che chiamiamo i serial, anche per bambini, nei cartoni animati, le squame, gli UFO-robò, ripeto, i visitors, l'invasione aliena, difendiamoci coi supermissili, sempre ci dobbiamo difendere. Non c'è mai un discorso che dica: vuoi vedere che i Maya la sapevano più lunga di noi, forse avevano contatti con qualcuno che veniva da fuori? Oppure vuoi vedere che sulla Terra ci sono già stati dei tentativi di contatto che sono andati in parte a buon fine, in parte no? Cioè, vi è tutta una letteratura, chiamiamola di fantascienza, di persone che hanno detto di aver avuto anche degli incontri sulle Ande. Non so, chi conosce, come si chiama quell'ingegnere, Kapitanovich? Ecco. Io sto leggendo questo libro, io sono un tifoso di Wendell Stevens, che è un altro americano che ha praticamente dato la vita alla conoscenza di questo fenomeno, che dice che lui, ingegnere dell'Enel, dove siamo, sulle Ande, in Perù, credo, aveva dai contadini, dai pastori, sentito che questi esseri scendevano, li aiutavano. E sembra che pure lui sia andato, sempre guidato telepaticamente, perché c'è una base di induzione telepatica in tutti gli incontri. L'ho sentito prima il dottore che parlava, mi veniva in mente Adamski, mi veniva in mente Kapitanovich, mi veniva in mente Siracusa, mi viene in mente tutti,
che a un certo punto hanno sentito, tra virgolette, la spinta a muoversi lì, o hanno ricevuto delle indicazioni seguendo le quali poi hanno avuto un contatto, sia fantascienza, non lo so, però più noi diamo ascolto a questa parte che si libera dalla paura, più secondo me siamo preparati, predisposti per un futuro che, a prescindere dalle nostre opinioni, ci sta venendo addosso ed è un futuro di espansione di coscienza cosmica.